Record di assunzioni a tempo indeterminato in Friuli Venezia Giulia nel 2022 con una crescita del 60%. L'analisi dell'Osservatorio regionale sul mercato del lavoro resta l'allerta per la situazione economica post-pandemica. Sfrecciano in autostrada con veicoli di lusso segnalati per appropriazione indebita. La polizia stradale sequestra due bolidi pronti a lasciare il territorio nazionale. Due persone denunciate. La Procura di Venezia ha disposto una confisca da 330.000 euro nei confronti dell'ex assessore regionale Renato Chisso, imputato nell'ambito dell'inchiesta Mose. La somma corrisponde al vitalizio che sarebbe spettato all'esponente politico. Atmosfera di festa questa mattina a Pordenone per la festa di San Matteo, santo patrono della Guardia di Finanza. La celebrazione al Duomo di San Marco alla presenza del vescovo della diocesi Pellegrini e del prefetto Lione, accolti dal comandante provinciale Domenico Cardia. Il telegiornale del Nord-Est come sempre in diretta dai nostri studi centrali di Pordenone. Buonasera e ben ritrovati gentili telespettatori. Tante chiaramente anche oggi le notizie che approfondiremo insieme. In particolar modo vedremo i risultati di quella che è stata la stagione di Lignano Sabbiadoro. Numeri pre-pandemia, messi però a dura prova dal caro bollette. Andremo anche a Martignacco perché la solenne riapertura dell'antica chiesa di Santa Maria Maggiore, un evento rilevante dal punto di vista storico, religioso e sociale per tutta la comunità. Ma ancora vola il mercato delle uova in Veneto, consumi in crescita per i costi contenuti, ma non mancano le difficoltà per le aziende avicole. Gli agenti della questura di Trieste invece hanno arrestato due passeri kosovari di circa 20 anni sorpresi a trasportare sul territorio 17 migranti, ma vedremo anche altre operazioni su questo fronte. E ancora parleremo di energia rinnovabile, protezione della risorsa idrica, rigenerazione urbana e aria pulita. Questi quattro punti al centro della lettera aperta inviata da Legambiente Veneto ai candidati delle prossime elezioni politiche. Ma entriamo adesso nel vivo di questa nuova edizione del nostro telegiornale, perché è stato ritrovato vivo in buona salute a Selvazzano il ragazzo di 31 anni affetto da una forma di disabilità di cui si erano perse le tracce alle 23 di martedì a Piazzola sul Brenta all'altezza del ponte di Carturo. Le ricerche dei vigili del fuoco sono iniziate nell'immediatezza con l'attivazione del piano provinciale della prefettura di persone scomparse. Subito sul posto l'unità di comando locale dei vigili del fuoco con il funzionario di guardia, gli operatori della topografia applicata al soccorso, anche gli operatori del sistema aeromobile a pilotaggio remoto regionali, nuclei cinofili di Belluno e della Sardegna, i sommozzatori di Venezia, personale del distaccamento di Cittadella e volontari di Borgo Rico. Questa mattina anche l'attivazione del reparto volo di Venezia con Drago 149. Nel pomeriggio il ritrovamento del giovane in buona salute. Mercato del lavoro in Friuli Venezia Giulia, tempo indeterminato record nel 2022, più 60,3%. Resta l'allerta per la situazione economica post pandemia. La regione Friuli Venezia Giulia è terza a livello nazionale per tasso di occupazione. Un recente studio dell'OCSE, l'Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico, dal titolo Prospettive dell'Occupazione 2022, fa il punto della situazione sul mercato del lavoro post pandemia, che è stata anche più forte del previsto. I livelli occupazionali sono da record in molte regioni italiane. Spicca tra queste il Friuli Venezia Giulia. Il numero di occupati nel secondo trimestre di quest'anno, oltre 538.000, non è mai stato così elevato, con un tasso di occupazione che è il terzo tra le regioni italiane. E un gender gap diminuito a circa 11 punti percentuali. Considerando la variazione rispetto allo stesso periodo del 2021, l'occupazione in regione cresce del 6,9%, più dell'intero territorio nazionale, più il 3%. Considerando la variazione rispetto allo stesso periodo del 2021, l'occupazione in Friuli Venezia Giulia cresce del 6,9%. Se consideriamo il periodo pre-pandemico, si tratta della crescita occupazionale più elevata in assoluto tra le regioni italiane.
italiane su base semestrale. Nei primi sei mesi del 2022, mediamente, il Friuli Venezia Giulia, gli occupati sono stati quasi 527.000, nello stesso periodo del 2019 erano 504.000, con una crescita pari al più 4.9%. L'osservatorio, analizzando i dati sul secondo trimestre di quest'anno rilasciati dall'Istat la scorsa settimana, aggiunge dati più recenti sulle comunicazioni obbligatorie di assunzione, cessazione e trasformazione dei rapporti di lavoro fino a luglio 2022, inquadrandoli nel contesto dell'attuale congiuntura economica fortemente influenzata dalle note conseguenze della guerra tra Ucraina e Russia, evidenziate dallo studio dell'OCSE. Le assunzioni stanno segnando record continui, indicando un livello elevato di domanda di lavoro. Nel periodo gennaio-luglio di quest'anno si rilevano oltre 157.000 assunzioni, più 19.5% rispetto al 2021, di cui 16.405 a tempo indeterminato, mentre le trasformazioni dal tempo determinato all'indeterminato sono 12.247, più l'82.8%. Le cessazioni dei rapporti di lavoro sono anch'esse in crescita nelle post pandemia. Nei primi sette mesi se ne registrano 136.000 circa, per un saldo occupazionale pari a 33.700 unità. Oltre alla metà delle cessazioni, come noto, sono scadenze di rapporti a termine, mentre la causa principale di cessazione dai contratti a tempo indeterminato sono ancora le dimissioni volontarie, con ricollocazione elevata nel primo mese post dimissione, a indicare l'estremo dinamismo sia della domanda che di una parte dell'offerta di lavoro. La Procura di Venezia ha disposto una confisca da 330.000 euro nei confronti dell'ex assessore regionale Renato Chiso, imputato nell'ambito dell'inchiesta Mose. La somma corrisponde al vitalizio che sarebbe spettato all'esponente politico. Sentiamo. Il nucleo di polizia economico-finanziaria della Guardia di Finanza, su disposizione della Procura di Venezia, ha dato esecuzione alla confisca di 332.000 euro nei confronti dell'ex assessore regionale Renato Chisso, imputato nell'ambito dell'inchiesta Mose. Il provvedimento si inquadra nella sentenza di patteggiamento con cui è stata definita la posizione dell'allora esponente della Giunta Galan. La confisca riguarda somme di denaro di cui Chisso è risultato essere creditore nei confronti del Consiglio regionale Veneto a titolo di vitalizio per il periodo che va da maggio 2018 al mese di agosto 2022 e fa seguito al precedente sequestro preventivo operato per oltre 279.000 euro relativo al trattamento di fine mandato quale assessore regionale. Per tale sequestro la difesa aveva proposto ricorso al tribunale chiedendo la restituzione dei 4/5 del vitalizio sottoposto a sequestro, ritenendolo assimilabile al trattamento pensionistico e per tale motivo sequestrabile solo nella misura di 1/5. Il Tribunale di Venezia rigettò il ricorso, confermando la confisca dell'importo di 279.000 euro e dei ratei ancora da erogare a titolo di vitalizio. A oggi sono stati sottoposti a confisca oltre 625.000 euro. Complessivamente, nell'ambito del processo Mose, le indagini dirette dalla Procura della Repubblica di Venezia e delegate alla Guardia di Finanza hanno consentito di far rientrare nelle casse dell'erario oltre 58 milioni di euro. Due conducenti stranieri non residenti in Italia denunciati per ricettazione. I due alla guida di mezzi di alta cilindrata hanno esibito un contratto di noleggio non regolare. Sentiamo tutti i dettagli nel prossimo servizio. Oltre alla costante attività di prevenzione per garantire la sicurezza stradale e i viaggi sicuri, la Polizia Stradale, nell'ambito dei controlli volti a reprimere il fenomeno delle autovetture di alta gamma esportate illecitamente all'estero, nella tarda mattinata di sabato ha individuato e fermato due mezzi di grossa cilindrata immatricolati in Italia di proprietà di una società di noleggio. Gli agenti delle sottosezioni di Amaro e Palmanova, insospettiti dal fatto che alla guida dei mezzi vi erano due conducenti stranieri non residenti in Italia, i quali hanno esibito un contratto di noleggio apparentemente non regolare, hanno iniziato alcuni accertamenti scoprendo che i veicoli erano oggetto di ricerche per il reato di appropriazione indebita. Infatti le due potenti autovetture di recentissima immatricolazione, una Jaguar modello F-Type e una Mercedes GLC, erano state concesse in locazione a chi non aveva poi onorato il pagamento delle rate, omettendone anche la restituzione alla società di noleggio. Il controllo e le successive verifiche hanno
perciò permesso il recupero di due mezzi che si stavano dirigendo verso il confine di Stato per poi far perdere le loro tracce. Nei confronti dei due conducenti è scattata la denuncia per ricettazione. Le due autovetture di alta gamma del valore di 100.000 e 80.000 euro sono state pertanto sequestrate. Durante la notte di domenica invece, da un controllo stradale in A4 nei confronti di un autotrasportatore estero presso l'area di servizio di Gonarse, è emerso che il conducente dell'Est Europa doveva scontare un periodo di reclusione in carcere in ottemperanza di un'ordinanza di ripristino dell'ordine di carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Gorizia. Al termine degli accertamenti e della notifica del provvedimento, lo stesso è stato condotto presso la casa circondariale di Udine per espiare la pena. In un'azienda di Varmo questa mattina intorno alle 10 un uomo di 51 anni è stato colto da un grave malore e ha perso conoscenza. Guidati dall'operatore della Sores, i colleghi presenti in quel momento nella sede dell'attività produttiva hanno attivato tutte le operazioni di primo soccorso tramite la mappatura dei defibrillatori. La Sores ha indicato ai colleghi di lavoro del 51 anni la presenza di un defibrillatore in una vicina attività produttiva. Il dispositivo è stato immediatamente recuperato. Nel frattempo è giunta tempestivamente un'autoambulanza ed è giunta anche l'automedica. L'uomo è stato stabilizzato e poi trasportato in codice rosso all'ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine con l'auto lettiga. Non è mai stato accolto da arresto cardiocircolatorio, ma la disponibilità immediata del dispositivo salvavita sul luogo del malore è rimasta fondamentale da impiegare in caso di necessità. E andiamo avanti col nostro telegiornale, andiamo a Lignano, stagione estiva che non ha deluso le aspettative dei commercianti, numeri che si avvicinano al pre-pandemia, resta comunque il problema del caro bollette, sentiamo. Presidente, insomma, stagione a Lignano che ormai sta per concludersi, numeri veramente che si possono paragonare o perlomeno si avvicinano al pre-pandemia, tuttavia tre mesi messi a dura prova da questo caro bollette, caro energia. Come è stata vissuta la stagione? Hai colto nel segno, i numeri sicuramente sono stati positivi, abbiamo avuto un'ottima affluenza, sicuramente paragonabile a quella del 2019, comunque degli anni pre-pandemia. Abbiamo avuto un bel ritorno di clientela anche straniera, quindi è stato molto incoraggiante il tutto. Purtroppo poi con il mese di agosto, quando abbiamo iniziato a ricevere le bollette dell'energia elettrica, soprattutto per il mese riguardante il mese di luglio, abbiamo avuto queste spiacevoli sorprese che mettono a dura prova chiaramente la tenuta delle aziende, in quanto abbiamo avuto degli aumenti di 3-4 volte rispetto a quelle che erano le fatture degli anni precedenti, e chiaramente costi che poi vanno anche a ripercuotersi in quelli che sono i beni e i servizi che andiamo ad acquistare. Quindi non un bel momento per le aziende. Ecco, possiamo dire quindi che la stagione è andata bene, ma poteva andare ancora meglio. Sì, possiamo dire che fortunatamente la stagione è andata bene, quindi l'impatto delle bollette, che sicuramente è fortissimo, quantomeno è mitigato dalla forte affluenza di pubblico, certo che poi mancano quelle che sono le risorse per fare gli investimenti, sicuramente. Ecco, in vista anche della stagione invernale, io penso che magari qualche negozio rimarrà aperto, il fatto che gli aumenti potrebbero addirittura crescere ancora di più, questo sta facendo fare dei passi indietro? Noi stiamo facendo un sondaggio con i nostri associati, quelli che normalmente stanno aperti durante il periodo invernale, per capire che intenzioni hanno, per capire se rimarranno aperti, con quali modalità. E chiaramente è tutto in work in progress in questo momento, la situazione non è ancora chiara, si spera sempre chiaramente in un ritorno a tariffe più contenute, affinché anche poi abbia un senso tenere aperto, un senso economico tenere aperto. È chiaro che poi il senso sociale molti operatori ce l'hanno all'interno e sono anche disposti a fare dei sacrifici, magari diminuendo l'orario di apertura o le giornate di apertura o chiudendo magari le insegne, risparmiando sulle luci, sul riscaldamento, però percepisco una voglia di rimanere aperti, della positività c'è sicuramente.
Vola il mercato delle uova in Veneto, consumi in crescita per i costi contenuti, ma non mancano le difficoltà chiaramente per le aziende avicole, con bollette che arrivate anche a 100.000 euro per un mese. Il servizio. La filiera avicola in Italia è costituita da circa 2.600 allevamenti con 41 milioni di capi, 75% al nord, per una produzione annua di 12,6 miliardi di uova e un valore della produzione all'origine di 1,4 miliardi di euro. In Veneto questo tipo di mercato vola, con consumi in crescita grazie a costi contenuti, ma l'aumento dei rincari energetici e quello delle materie prime riescono comunque a mandare in negativo i bilanci. Ci sono aziende avicole che solo per il mese di agosto hanno ricevuto bollette da 100.000 euro per l'energia elettrica, lo ha reso noto Confagricoltura. Il mercato delle uova è tonico, spiega Michele Barbetta, presidente della sezione Avicoli Veneto. Il costo al consumo è contenuto soprattutto in rapporto all'energia fornita e alla qualità delle produzioni. Ogni italiano, mediamente, tra prodotto fresco e alimenti trasformati, consuma circa 219 uova all'anno e in Veneto il settore rappresenta una punta di diamante con una produzione media annua di 2 miliardi di uova. I listini all'ingrosso sono aumentati, ma l'incremento dei costi produttivi e la situazione di incertezza per l'andamento degli approvvigionamenti energetici disincentiva gli allevatori, che guardano con timore al futuro. Quest'estate, spiega ancora Barbetta, abbiamo ricevuto bollette esorbitanti, in quanto con il caldo record abbiamo dovuto ventilare molto sia durante il giorno che di notte. Ci sono aziende che non riescono a pagare le fatture e altre che si chiedono come faranno ad affrontare nuove impennate dei costi energetici, dato il peggiorare della crisi innescata dal conflitto russo-ucraino. E con noi in studio Rossella Zava dell'associazione Taracos, che ringraziamo per essere in nostra compagnia. Buonasera, buonasera a tutti gli amici telespettatori da casa. Questa sera sono qui perché voglio invitarvi ad un festival della legalità. Certo. Che si chiama Riflessere. È stato organizzato dall'Associazione Culturale Taracos di Pasiano di Pordenone. È sostenuto dalla Regione Friuli Venezia Giulia e da 9 comuni del territorio di Pordenone. Abbiamo Azzano, Brugnera, Budoia, Chions, Fiume, Veneto, San Vito al Tagliamento, Prata di Pordenone, Pasiano di Pordenone e Pravisnomini. Inoltre abbiamo anche una collaborazione, diciamo, estera con 2 comuni, uno spagnolo e uno francese. Abbiamo coinvolto le scuole degli 3 istituti comprensivi del territorio, Pasiano, Chions e Azzano, e ricordiamo anche la collaborazione anche con l'Ambito Vivo e altre realtà del territorio. Certo. Le tematiche per questo, diciamo, festival sono veramente tantissime, eterogenee. Abbiamo 16 appuntamenti, abbiamo incontri con 11 relatori, abbiamo anche artisti di diversa, diciamo, specialità, ecco. Abbiamo anche una mostra fotografica che si terrà ad Azzano Decimo il 1° di ottobre con Katia Zabotto. E però prima, diciamo, anche quando verrà inaugurata questo festival, che sarà il 23 di settembre, venerdì questo, a Brugnera, presso il parco di Villa Varda, alle ore 20:45. Con noi ci sarà il meteorologo più famoso d'Italia, diciamo, Luca Mercalli, il quale ci parlerà di ambiente, riscaldamento globale e ovviamente cambiamento climatico. Che sono temi comunque all'ordine del giorno. Sì. Infatti sono temi molto sensibili. Noi parleremo non solo di ambiente, ma anche di scuola, di bullismo, di mafia o diritti umani. Abbiamo veramente un programma molto molto vasto, che inizia il 23 di settembre e finirà il 17 di dicembre. Per avere informazioni maggiori su tutto il programma e per sapere come prenotare il proprio posto, perché molti di questi spettacoli sono su prenotazione, potete chiamare il 351 94 23 290 oppure visitare la pagina Facebook Taracos oppure entrare nel nostro nuovo sito www.taracos.net.
Quindi insomma l'invito è soprattutto rivolto anche ai giovani, no, per sensibilizzarli su queste importanti tematiche. Sì, assolutamente, è aperto a tutti, come dicevo c'è una partecipazione di 3 istituti scolastici e infatti ci saranno proprio degli spettacoli ad hoc proprio per i ragazzi, un tema caro alla nostra associazione, ma ovviamente tutti sono importanti, ma specialmente anche per i ragazzi, è quello sul bullismo. Avremo con noi infatti una campionessa olimpionica, quindi da vedere assolutamente, perché ci sarà uno spettacolo meraviglioso, molto molto coinvolgente, assolutamente. Grazie allora Rossella Zava per essere stata in nostra compagnia. Noi andiamo avanti col telegiornale. Nella notte tra venerdì e sabato la Polizia di Stato di Trieste ha arrestato un cittadino del Bangladesh, classe 1983, per il reato di sequestro di persona. Tutti i dettagli nel prossimo servizio. Nella notte tra venerdì e sabato la Polizia di Stato di Trieste ha arrestato un cittadino del Bangladesh, classe 1983, per il reato di sequestro di persona. Le volanti della questura sono intervenute in via Palestrina a seguito di una chiamata arrivata tramite il 112 di una persona che riferiva di essere preoccupata per una sua amica che tramite l'invio di messaggi di testo chiedeva aiuto dicendo di trovarsi in autostrada direzione Trieste. Contro la sua volontà è a bordo di un'auto con un uomo a lei sconosciuto. L'auto segnalata è stata incrociata dall'equipaggio della volante che dopo aver invertito la direzione di marcia si è messa all'inseguimento del veicolo per poi fermarlo con l'assistenza di altre pattuglie giunte nel frattempo sul posto. Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, il conducente dell'auto nella nottata di venerdì, terminato il turno di lavoro, si sarebbe offerto di dare un passaggio a casa alla ragazzina in località Lignano Pineta, ma contro la sua volontà si era diretto verso l'autostrada in direzione Trieste. Inutili sono state le ripetute richieste e suppliche della giovane per far desistere il conducente dal portarla altrove. La ragazza, serba, classe 2004, ha poi raccontato alla polizia che l'uomo, suo datore di lavoro, negli ultimi periodi si era dimostrato molto insistente nel voler intraprendere, con lei, una relazione sentimentale e fisica, offrendole anche del denaro che lei aveva sempre rifiutato. Una volta giunti negli uffici di polizia, al seguito del controllo, è emerso dalle chat intercorse tra lui e la giovane un particolare interesse anche morboso ed insistente nei confronti della ragazza. Ultimati gli atti, il soggetto è stato pertanto arrestato e condotto presso la casa circondariale di Udine per essere tenuto a disposizione dell'autorità giudiziaria. Nella notte tra venerdì gli agenti della questura di Trieste, hanno arrestato 2 passeur kosovari di circa 20 anni, sorpresi a trasportare sul territorio nazionale ben 17 migranti. Sentiamo. Nel corso della notte di domenica 18 settembre, durante un servizio di controllo finalizzato al contrasto del fenomeno del favoreggiamento dell'immigrazione clandestina, gli agenti del commissariato di Polizia di Stato di San Sabba, con l'ausilio di una volante della questura di Trieste, hanno proceduto all'arresto di 2 passeur responsabili di aver favorito l'ingresso irregolare sul territorio nazionale di 17 cittadini stranieri stipati all'interno di 2 autovetture dai medesimi condotte. Nello specifico, verso le 4 del mattino gli equipaggi della Polizia di Stato hanno notato in via Battigelli, in un tratto di strada prospiciente una zona boschiva, transitare un monovolume con targa slovena con a bordo numerose persone che poco dopo hanno fatto scendere nei pressi di uno slargo nascosto, seguita da un'altra autovettura dalla quale era appena sceso un altro gruppo di persone. Gli agenti hanno bloccato immediatamente il monovolume, fermato sia l'autista che alcune delle persone trasportate, altre sono riuscite a dileguarsi nel bosco. La seconda autovettura, con una manovra spericolata, invece si è data la fuga verso il centro città. Nell'immediato è stata data comunicazione radio di quanto accaduto e poco dopo un equipaggio della squadra volante ha intercettato lungo via Brigata Casale l'autovettura fermando il conducente. I passeri sono stati identificati per 2 cittadini di origine kosovara di circa 20 anni, mentre i migranti, provati dal viaggio e ricoperti di fango, risultavano essere di origine curda. Tra di loro vi era anche una famiglia formata da 2 genitori e 4 bambini.
bambini piccoli, ai quali è stata prestata immediatamente assistenza. I due conducenti sono stati tratti in arresto per il reato di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina aggravato e dopo le formalità di rito condotti presso la casa circondariale di Udine. Gli agenti del commissariato di San Sabba hanno provveduto inoltre a sequestrare i mezzi utilizzati per il trasporto dei migranti e il denaro rinvenuto ai passer. Nel corso delle procedure di identificazione tutti i migranti, dopo essere stati rifocillati e visitati da personale medico, hanno presentato istanza di protezione internazionale. E ancora un'ottantina di migranti sono stati rintracciati questa mattina dalla polizia nella zona di San Dorligo della Valle. Si tratta di migranti privi di documenti validi in Italia, provenienti da vari paesi, tra i quali Afghanistan, India, Pakistan e Bangladesh. I migranti erano tutti insieme e stavano procedendo a piedi lungo una strada e probabilmente poco dopo essere stati portati in Italia da un passer proveniente dalla vicina Slovenia. La polizia ha portato le 80 persone al commissariato di Ferneti per svolgere le rituali operazioni di registrazione. E nel frattempo ci ha raggiunto in studio l'avvocato Alessandra Marchi, che ringraziamo Buonasera. Per essere con noi. Buonasera, grazie a voi. Insomma, avvocato, imminente inizio, no, della stagione venatoria e con essa anche dei primi incidenti. Sì, esatto, come ogni anno all'inizio della stagione venatoria cominciamo a, per così dire, ad aprire le danze e a richiamare l'attenzione su quelli che sono, ahimè, i cosiddetti incidenti di caccia, perché noi sappiamo che la stagione venatoria negli ultimi anni si sono rese protagoniste di dei veri e propri bollettini di guerra che puntualmente veniamo a riportare anche da questa emittente. Ebbene, anche quest'anno, a breve dall'apertura della stagione venatoria, nel Trevigiano si è registrato un primo incidente, si è visto appunto un ciclista impallinato in fronte da un cacciatore che, ahimè, non si è identificato. Tanto è vero che un'associazione di tutela degli animali si è addirittura offerta di offrire una ricompensa di 500 certo. euro a coloro, insomma, che fossero in grado di fornire delle notizie circa l'identità del cacciatore. E così abbiamo iniziato, ma purtroppo noi sappiamo che in passato ci sono stati tantissimi incidenti che hanno visto coinvolti cacciatori e anche non cacciatori, persone adulte ma anche bambini, ferimenti fino anche delle morti, quindi la situazione è molto grave. E ora è anche vero poi che quest'anno è veramente assurdo, si è aperta la stagione venatoria in un momento in cui l'ambiente non aveva bisogno anche di questo, dopo delle catastrofi climatiche come quelle che abbiamo visto, la siccità, poi le alluvioni che portano dei disagi non solo agli esseri umani ma anche all'ambiente e dagli animali che lo popolano, la fauna selvatica che ha subito un forte stress per queste problematiche, no? E nei periodi appunto delle nidificazioni e delle proliferazioni degli animali, quindi sono state messe a dura prova nella ricerca del cibo, dei ripari e quant'altro. Quindi riaprire così la stagione venatoria e mettere ovviamente ancora a dura prova questi poveri animali pare veramente un'assurdità, quindi si era auspicato che quantomeno nelle regioni più colpite o si posticipasse l'inizio della stagione venatoria o quantomeno, insomma, se la sospendesse per questo periodo per dare la possibilità alla natura di riprendersi un pochettino dopo quello che abbiamo visto, no? Purtroppo, ahimè, la caccia continua ad essere di notevole interesse, non riusciamo veramente a capirne il perché, in fondo interessa una fetta marginale della popolazione certo. italiana, stiamo parlando dell'1%, poco più dell'1%, non riusciamo a capire come un 1% della popolazione che deve uscire per divertirsi letteralmente ad uccidere debba avere così tante tutele a fronte invece di cose molto più importanti, a mio modesto parere, come sono l'ambiente, la tutela, gli animali e quant'altro. Su questo fronte quindi potrebbero servire norme più stringenti sulle possibilità di caccia di fatto? Ma guardi, le norme ci sono, le deroghe, le non deroghe, i calendari, eccetera. Il problema è che spesso
volentieri non ci sono sufficienti controlli, no? Perché i problemi sorgono anche quando non vengono rispettate queste norme, quindi certo. Faccio riferimento per esempio a quando i cacciatori si avvicinano e violano le distanze che dovrebbero tenere dalle abitazioni o circolano armati in zone dove non dovrebbero circolare armati, quindi, e continuo a dirlo, anche forse una leggerezza, forse l'età media di questi cacciatori che è sempre più alta e quindi forse vengono meno anche i riflessi, perché per fortuna i giovani da un po' di tempo, insomma, pare si siano allontanati da questo divertimento. Torneremo sicuramente a parlare sul tema, intanto grazie Alessandra Marchi grazie per essere stata con noi. Grazie a voi. E adesso piccolo break pubblicitario, il telegiornale torna tra pochissimo. Di nuovo in vostra compagnia prosegue il telegiornale del Nord-Est. Una donna del 1961 di nazionalità ucraina è stata soccorsa tra le 18.30 e le 19.30 di ieri lungo un sentiero appena sopra l'abitato di Lauco. La donna è caduta procurandosi una forte distorsione con sospetta frattura ad un arto inferiore. L'incidente è accaduto in un tratto di pista forestale. La donna, che era in compagnia di alcuni familiari assieme ai quali è arrivata in Italia in fuga dalla guerra, è stata raggiunta da 8 soccorritori della stazione di Fornia Voltri del soccorso alpino della Guardia di Finanza. Adagiata sulla barella portantina e trasportata per una decina di minuti più a valle fino all'abitato, dove ad attendere c'era l'ambulanza che l'ha condotta a Tolmezzo in ospedale per tutti i controlli necessari. Episodio di inciviltà, Pravis Domini abbandonati lungo via Matteotti, mobili, scatoloni e rifiuti, probabilmente scaricati da un furgone in corsa. Per il sindaco Davide Andretta, assurdo un gesto del genere nel 2022, ma è un'eccezione. Episodio di inciviltà ieri mattina a Pravis Domini. I cittadini si sono svegliati notando in via Matteotti un brutto spettacolo. Ogni 10-15 metri di strada, su un tratto totale di circa 100 metri, sono comparsi mobili vecchi, scatoloni e rifiuti di ogni tipo, scaricati con buona probabilità da un furgone in corsa. Sul fatto è intervenuto Davide Andretta, sindaco di Pravis Domini, che ha pubblicato un post di denuncia sul proprio profilo social. Episodio che io ho voluto un po' condividere su Facebook, ma per cercare insomma di far fare anche delle riflessioni sul tema ambientale, che queste cose non bisogna più farle. Quindi sì, la denuncia, quindi l'episodio che purtroppo è accaduto, ma che è chiaramente un'eccezione, lo dimostrano queste testimonianze, anche perché insomma Pravis Domini è un paese dove io vedo tante persone che raccolgono spesso e volentieri la carta per terra, tanti addirittura ogni tanto vanno proprio a farsi le camminate per raccogliere rifiuti. Noi abbiamo la giornata ecologica che ogni anno facciamo a marzo con la presenza di tutte le associazioni del paese e dei ragazzi delle scuole, quindi una coscienza civile sul tema ambientale c'è, e anche perché lo trovo doppiamente sciocco abbandonare i rifiuti per terra, perché sì, chiaramente meno si fa la raccolta indifferenziata, più ci viene a costare la tariffa, e di questi tempi dove tutto sta aumentando, meglio essere accorti anche su questo ed evitare episodi simili, anche perché oltretutto poi si viene a mancare di rispetto al pianeta, che è il pianeta dove abitiamo tutti quanti. Quindi chi ha abbandonato questi rifiuti non è che faccia del male solo agli altri, ma alla fine fa male anche a se stesso. E con noi in studio Alessandro Genovesi, segretario del PD a Pordenone, grazie per essere con noi. Sì, grazie, buonasera ai telespettatori. Insomma, tema del bullismo, quello della violenza che continua a persistere, sebbene chiaramente i pochi casi si registrano a Pordenone, ma ci vogliono comunque interventi e maggiori controlli. Sì, la questione sicurezza è tornata alla ribalta dell'attenzione cittadina in seguito all'ultimo episodio che è accaduto durante Pordenone Legge in pieno centro, in cui due ragazzi di 16 anni minorenni si sono accoltellati. È un tema particolarmente spinoso perché, come in questo caso, coinvolge dei minorenni e quindi, oltre alla questione tout court della sicurezza pura e semplice, si parla anche di tutte le tematiche relative alle politiche giovanili, come l'esclusione sociale, certo, il bullismo, il vandalismo, l'abbandono scolastico. Quindi è un tema molto complesso e non è un tema purtroppo nuovo a Pordenone, perché già da molti mesi
è venuta all'attenzione sia della Giunta, del Consiglio Comunale, la presenza di baby gang, quindi di ragazzi minorenni che frequentano forse le scuole superiori, che soprattutto nei quartieri periferici, penso a Via Pontinia, che tra l'altro qua vicino, danno fastidio ai residenti, imbrattano muri, danneggiano auto. Quindi il tema è del disagio giovanile, c'è. I nostri consiglieri comunali hanno, secondo me, giustamente sollevato il problema della prevenzione, quindi sono intervenuti pochi giorni fa sulla stampa Francesco Saita e Antonella Del Ben, due nostri consiglieri comunali, che hanno appunto rivolto alla Giunta l'invito a concentrarsi sulla prevenzione più che sulla repressione di questi fenomeni che coinvolgono e che riguardano cittadini minorenni. Quindi il tema centrale deve essere quello della educazione, della sensibilizzazione a problematiche come il rispetto della cultura della legalità, del far parte di una comunità, del rispetto della cosa pubblica. La risposta che ha dato l'assessore alla cultura a Parigi è stata un po', diciamo, stravagante, perché ha additato il PD come responsabile culturale di questa situazione in quanto erede culturale, politico della cultura del 68, che in realtà, a mio avviso, ha fatto molto bene a questo paese sulla versante dei diritti civili, ma che avrebbe indebolito e avrebbe fatto mancare il concetto di autorità e quindi avrebbe rovinato le giovani generazioni. Ecco, noi crediamo che non siano queste le risposte che possono risolvere i problemi, ma appunto sia quella di migliorare sul tema dell'attenzione della sensibilizzazione dei giovani a rispetto della legge e della cosa pubblica e della legalità. Poi, insomma, anche su questo fronte aumentare di fatto magari anche i controlli, no, sul territorio, magari con impianti di videosorveglianza può essere utile. Sì, ma su quello, cioè, i controlli ci sono, il rapporto anche la polizia municipale funziona, non è un problema. Il problema è quello di andare a intercettare prima, quindi lavorare con le scuole per evitare che poi ci siano ragazzi di 16-17 anni che si abbandonano a questi comportamenti che non sono qualificanti, ma se si interviene adesso si possono recuperare. Farlo quando hanno 30 anni è troppo tardi. C'è qualche iniziativa in programma su questo fronte? Chiedetelo alla Giunta. Noi segnaliamo, ecco. Grazie allora ad Alessandro Genovesi, torneremo sicuramente a parlare sul tema. Grazie. Grazie. Andiamo avanti, restiamo a Pordenone perché è celebrato oggi nel Duomo di San Marco l'apostolo ed evangelista San Matteo, santo patrono delle Fiamme Gialle dal 1934. Il servizio. Oggi nel Duomo di San Marco a Pordenone la festa di San Matteo, santo patrono delle Fiamme Gialle. L'apostolo ed evangelista è stato proclamato protettore della Guardia di Finanza da Papa Pio XII nel 1934. L'intento del Papa era quello di invitare gli appartenenti al corpo dei finanzieri a seguire l'esempio di San Matteo, unendo il ligio senso del dovere verso lo Stato con la fedele sequela di Cristo. La funzione religiosa di questa mattina è stata celebrata dal Vescovo della Diocesi Concordia Pordenone, Sua Eccellenza Monsignor Giuseppe Pellegrini. Hanno presenziato il prefetto di Pordenone, Domenico Lione, e le principali autorità civili e militari del capoluogo, accolti dal comandante provinciale di Pordenone, colonnello Davide Cardia. Nutrita la rappresentanza di finanzieri presente, in servizio e in congedo. Il comandante provinciale, al termine della celebrazione, ha sottolineato quanto sia sentita la celebrazione del santo patrono, figura di riferimento delle Fiamme Gialle, che operano quotidianamente a salvaguardia dell'economia del paese e di riflesso di tutta la collettività. Nel frattempo ci ha raggiunto in studio Lorena Blarasin, assessore comunale a Porcia, grazie per essere in nostra compagnia. Grazie a voi, buona serata a tutti. Insomma, importante rassegna a Porcia, sapore note per le vie del borgo, si riparte dopo insomma 2 anni di pandemia. Si riprende dopo l'edizione del 2019, l'edizione Purlilium, sapori e note per le vie del borgo, come era nella sua, diciamo, formula originaria, quindi con la presenza dei ristoratori, degli stand, quindi dei prodotti enogastronomici e tutte le attività collaterali che fanno parte della manifestazione nelle 3 giornate in cui solitamente si svolge. Quest'anno ci sarà anche un'anteprima il giovedì, prima del concerto inaugurale che invece si tiene il venerdì alla Cantina dei Principi di Porcia, quindi la storica cantina del castello, con un appuntamento musicale organizzato come sempre dall'Associazione Amici della Musica Salvador Gandino e un brindisi, diciamo, di
offerto dalla cantina Principi di Porcia, ma il clou della manifestazione, diciamo, è il sabato pomeriggio e soprattutto la domenica. Il sabato pomeriggio iniziano tutte le attività in centro storico, il centro storico si anima sia degli stand e dei ristoratori, sono presenti tutte le associazioni sportive di Porcia che fanno delle dimostrazioni e comunque c'è la possibilità da parte delle famiglie di conoscerle, provare anche alcune attività, avremo la protezione civile anche con uno stand presente nel parco del municipio. E poi tutta una, ritorna e ci sarà quest'anno la 49esima edizione della Marcia dei Campanili organizzata dai marciatori purligliesi, uno spettacolo teatrale per bambini curato da Orto Teatro e il mercato, diciamo un mercato con bancherelle di artigianato, creatività e prodotti tipici e diciamo il sabato sera lo concludiamo con lo spettacolo di cabaret di Leonardo Manera, quindi abbiamo un comico importante ospite a Porcia. Quindi una serata ecco, divertente a concludere, poi si riprende di nuovo la domenica ecco, con l'intera giornata. Ecco, possiamo dire quindi un evento adatto a tutti, grandi e piccoli, ma che soprattutto vuole valorizzare le peculiarità del Friuli Venezia Giulia. Sì, le peculiarità di Porcia, difatti sarà possibile anche fare una visita guidata la domenica pomeriggio e poi ci sono anche i ristoratori che quest'anno propongono dei menù molto vari che possono proprio accontentare tutti, dalle famiglie, i bambini, i più piccoli, i più grandi. Abbiamo anche previsto un'area per il sabato con birrerie artigianali e musica per giovani un po' staccata diciamo dal dove si svolge la parte principale della festa e la domenica poi ci sarà la pedalata organizzata dall'associazione Arcobaleno Onlus e tutta una serie di attività di intrattenimento, animazione soprattutto per bambini che ritornano dopo 2 anni anche col mercatino del giocattolo usato, per cui insomma una piazza bella, viva, un centro di nuovo animato. Ecco, per concludere immagino sia tanta l'emozione nel ripartire dopo 2 anni. Beh, direi di sì, c'è stato tanto lavoro, ma la cosa più bella è la collaborazione di tutte le associazioni di Porcia, di molte delle nostre associazioni che collaborano con iniziative da proporre durante questa 3 giorni, insomma dove tutti fanno qualcosa, un grande lavoro, io devo ringraziare tutti dalle associazioni, non posso elencarle tutte adesso, ai ristoratori, agli esercenti di Porcia e anche ovviamente i dipendenti del comune di Porcia che si danno sempre un grande affare per poterci permettere di realizzare tutte queste attività. Poi la domenica si concluderà di nuovo con la cena, quindi si può pranzare, si può cenare. Avremo nell'arco della giornata la presentazione di un libro di Daniela Dose, Matilde Lacanò e ci sarà con noi il campione olimpico Daniele Molmenti che ne ha curato la presentazione. E nel pomeriggio ci sarà il 5º concorso di dolci amatoriali, anche questa è un'attività così che ritorna a cura della Proporcia e della pasticceria Principe. Oggi mi ha detto l'organizzatore che hanno già raggiunto le iscrizioni massime per partecipare al concorso e quest'anno c'è anche una giuria molto particolare col maestro pasticcere Leonardo Di Carlo, quindi un campione mondiale di pasticceria che farà da giudice all'evento. Quindi io sinceramente sono molto contenta che quest'anno insomma riparta tutto e si possano fare tranquillamente, con serenità tutte queste attività, poter di nuovo riempire e ravvivare il centro. Grazie all'assessore Blarasin per essere stata in nostra compagnia. Grazie a voi e buona serata. Andiamo adesso invece a Martignacco perché solenne riapertura dell'antica chiesa di Santa Maria Maggiore. La riapertura della chiesa, la vecchia parrocchiale, rappresenta un evento rilevante dal punto di vista storico, religioso, ma anche artistico, un viaggio nella nostra storia, una storia importante che attraversa il presente e orienta verso il futuro.
Dopo quasi un secolo la solenne riapertura della chiesa di Santa Maria Maggiore, quale può essere di fatto l'importanza sociale di questa nuova riapertura? Buongiorno a tutti, è un piacere poter essere qui insieme a voi e ci apprestiamo a riaprire dopo 46 anni di chiusura questa antica chiesa che è stata la prima chiesa della nostra comunità, poi di fatto abbandonata per la costruzione della nuova nel centro del paese. Ecco, la riapertura della chiesa rappresenta il culmine di un percorso che è iniziato diversi anni fa, oltre 16 anni fa, e che ha permesso alla comunità di riappassionarsi nei confronti di questa chiesa, laddove aveva scoperto le sue origini di fede, laddove aveva investito attese, sogni e anche risorse per poterla abbellire con l'intervento di artisti importanti dell'epoca. Abbiamo ritrovato degli affreschi della fine del 1200, abbiamo potuto apprezzare nuovamente dopo il restauro il colonnato del Pilacorte del 500, abbiamo potuto riscoprire un'antica Madonnina in legno della seconda metà del 1400. Ecco, quindi queste sono solo alcune delle opere contenute all'interno di questa chiesa e della quale la comunità conosceva l'esistenza in parte. Quindi il percorso che ci apprestiamo a coronare oggi è iniziato diverso tempo fa. Il ruolo di questa chiesa certamente è quello di riportare la comunità alle origini, cioè a riscoprire la bellezza da dove è partito il messaggio cristiano in questa terra del Friuli Collinare che è Martignacco, le pendici di Moruzzo. E quindi sta assumendo un ruolo centrale all'interno della comunità anche in vista del nuovo orientamento che dà l'arcidiocesi alle nostre comunità, cioè quello delle collaborazioni pastorali, più parrocchie che insieme collaborano e camminano. Questa chiesa, come nostro desiderio, può diventare il centro di aggregazione della collaborazione pastorale di Martignacco, che raggruppa quattro parrocchie. Quindi, come nostro sogno, è proprio quello di vivere in questa chiesa i momenti che ci riuniranno come più comunità. Beh, diciamo che ha un significato molto importante, credo vada ben oltre anche all'importanza della sola comunità di Martignacco, ma secondo me è un'importanza perlomeno di rilevanza regionale, se non addirittura qualcosa in più. Parliamo di una riapertura dopo 96 anni di un'antica chiesa parrocchiale. In realtà la sua origine è del tardo 1100, no? Quindi parliamo proprio delle radici, no? Della storia delle nostre comunità tutte. Siamo in pieno periodo patriarcale, quindi anche un legame profondo con quello che è stato la storia del popolo friulano, ma soprattutto oggi possiamo riammirare quelli che sono dei capolavori d'arte, intesa sia come struttura architettonica dell'intera chiesa, ma anche con le sue opere interne, i suoi affreschi, le sue statue restaurate, e quindi veramente un patrimonio di arte, di cultura, di storia, se vogliamo anche un po' di tradizione, che si torna a mettere a disposizione dell'intera comunità regionale e che Martignacco naturalmente è molto orgogliosa di tutto questo. Nel frattempo ci ha raggiunti in studio Cristina Mirante, assessore comunale a Pordenone, che ringraziamo per essere con noi. Grazie a voi, buonasera a tutti. Insomma, assessore, sono tanti e diversi, no, gli interventi che stanno riguardando Pordenone in questi giorni. Insomma, di cosa si tratta? Beh, si tratta di interventi sostanzialmente o di manutenzione o di implementazione di quella che è la dotazione che il comune ha in termini di marciapiedi e di ciclabili. Che cosa abbiamo fatto? Questa settimana è terminato l'intervento di segnaletica per quanto riguarda Viale Treviso nella parte antistante alla fiera, dove è stata realizzata un nuovo tratto ciclabile essenziale per connettere due quartieri della città al centro, e quindi sia Valle Noncello che San Gregorio. Allo stesso tempo abbiamo avviato oggi i lavori di rifacimento della pavimentazione stradale di un vicolo molto suggestivo, che è Vicolo Molinari, che è di fatto una zona residenziale, che a chi è consentito l'accesso soltanto ai residenti con l'automobile, per il resto è un tratto pedonale e ciclabile che viene fatto con un asfalto stampato con effetto porfido. E il terzo intervento che è in corso, stiamo rifacendo completamente i marciapiedi di Viale Trento, un tratto molto frequentato dai pedoni, che porta da Piazza Lellero dei Mille fino a Piazza Risorgimento, andando anche a implementare e migliorare quelli che sono gli attraversamenti pedonali. Questa attenzione nella settimana che guarda la mobilità sostenibile come un mezzo sempre più alla portata di tutti, grazie alla trazione elettrica,
e verrà dimostrato insomma il venerdì pomeriggio anche a favore di persone con disabilità di ogni tipo, anche di tipo cognitivo, quindi ci sono veramente ormai, grazie alla tecnologia, delle cose molto interessanti. Vede Pordenone passare dall'8,6 di persone che utilizzavano nel 2015 la bicicletta ad adesso il 20% certificato dalla regione. Vuol dire che l'aumento della sicurezza delle infrastrutture a favore della ciclabilità ha portato decisamente a un cambio di passo. Anche perché di fatto un cambio di passo dettato anche dall'aumento, no, della sicurezza nei confronti di pedoni e ciclisti. Assolutamente sì, la sicurezza è fondamentale, quello che registriamo grazie a FIAB, alle associazioni Piccoli Passi e molte altre associazioni che collaborano con il Comune è che gli utenti, soprattutto madri e padri con giovani figli, si sentono al sicuro soltanto quando c'è una vera e propria pista ciclabile o ciclopedonale per garantire il transito da casa a scuola o verso la palestra, insomma, dei loro figli in sicurezza. Devo dire che abbiamo registrato anche una riduzione dell'incidentalità proprio sia tra ciclisti e automobili, quindi insomma devo dire che il risultato è raggiunto, e per migliorare ancora soprattutto la capacità e la conoscenza dei ragazzi, dei bimbi di saper andare in bicicletta e conoscere il codice della strada, grazie all'intervento di PNRR che abbiamo intercettato sul velodromo Bottecchia potremo realizzare un vero e proprio campo scuola grazie agli amici della pista. Ecco, su questo fronte legato alla mobilità sostenibile si sta pensando anche al possibile collegamento futuro con altre realtà vicine, no, Pordenone? Assolutamente sì, beh, noi ovviamente facciamo parte di un conurbamento più ampio, penso a Porcia appunto che ha fatto l'intervento prima di me, abbiamo diversi tratti ciclabili che si toccano e che possono essere ulteriormente migliorati, abbiamo appena approvato per esempio il progetto che attraverso i laghetti di Rorai consente di connettere Rorai Grande, quindi Pordenone, con Rorai Piccolo, quindi Porcia, Cordenons attraverso l'intervento che abbiamo fatto a Torre è decisamente collegata anche tramite il Parco del Seminario. Dobbiamo ragionare insieme, lo stiamo già facendo, con la nuova amministrazione di Azzano Decimo sulla ciclabilità tra Pordenone e Corva in modo tale da garantire quell'attraversamento del fiume Meduna che al momento è mancante. Torneremo sicuramente a parlare sul tema, intanto grazie Cristina Mirante. Grazie mille a voi. Andiamo avanti con un servizio, energia rinnovabile, protezione della risorsa idrica, rigenerazione urbana e aria pulita. Questi quattro punti al centro della lettera che Legambiente Veneto ha inviato ai candidati delle prossime elezioni politiche con un appello alla tutela del clima e dell'ecosistema. In vista delle elezioni politiche, Legambiente Veneto ha voluto lanciare un appello ai candidati della regione attraverso una lettera aperta con al centro quattro punti legati al clima e all'ecosistema. Un modo, affermano dall'associazione ambientalista, per ricordarsi delle priorità regionali su cui Legambiente sollecita tutte le forze politiche e tutti gli eletti nei prossimi 5 anni. Nella lettera si parla di energia come bene comune e rinnovabile. La richiesta è quella dell'impegno a fermare l'emergenza climatica attraverso l'eliminazione dei sussidi alle fonti fossili, optando per un programma straordinario di realizzazione di impianti a fonti rinnovabili. Il secondo punto riguarda le acque e i fiumi in pericolo. Per Legambiente è fondamentale la messa al bando, nella produzione e nella commercializzazione, di sostanze inquinanti, persistenti e bioaccumulabili. Richiesto anche l'impegno a redigere un piano nazionale di azione per l'uso sostenibile dei pesticidi. Nella lettera si passa poi al consumo del suolo e alla rigenerazione delle aree urbane. L'associazione lamenta la cronica mancanza di una legge nazionale sul consumo di suolo, a cui fa riferimento, auspicandone l'arrivo. Infine si parla dell'aria e di riduzione dello smog. Ai futuri parlamentari, concludono da Legambiente, chiediamo un ruolo attivo nel fermare i bonus per l'acquisto delle auto a combustione interna e privilegiare gli interventi a sostegno della riconversione industriale verso la mobilità elettrica e gli investimenti nelle infrastrutture di mobilità sostenibile a zero emissioni. E con questo era davvero tutto, io vi ringrazio come sempre per averci seguiti, vi do appuntamento a domani, nuova edizione del nostro telegiornale. Arrivederci, buon proseguimento di serata. DARPA Friuli Venezia Giulia, vediamo insieme le previsioni per i prossimi giorni.
La vasta depressione con aria fredda in quota presente sull'Europa centro-orientale e l'anticiclone su quella occidentale fanno affluire correnti settentrionali sull'Italia. Venerdì l'arrivo di aria più mite in quota favorirà sulla regione il ristagno di nuvolosità negli strati medio-bassi. Tra sabato e domenica giungerà un fronte. Andiamo nel dettaglio. Giovedì 22, su pianura e costa cielo sereno, sui monti poco nuvoloso con maggiore nuvolosità nel pomeriggio, 20 a regime di brezza. Le temperature, le minime sulla pianura tra 6 e 9, sulla costa tra 10 e 13 gradi. Le massime sulla pianura tra 20 e 22, sulla costa tra 19 e 21 gradi. Temperature medie alla libera atmosfera a 1000 metri, 8 a 2000 metri, 1 grado. Venerdì 23, sulla fascia alpina cielo poco nuvoloso con tempo migliore in quota, sul resto della regione cielo variabile, brezza sulla costa. Le temperature, le minime sulla pianura tra 7 e 10, sulla costa tra 13 e 16 gradi. Le massime sulla pianura e sulla costa tra 18 e 21 gradi. Temperature medie alla libera atmosfera a 1000 metri, 8 a 2000 metri, 2 gradi. Grazie, a domani!